carica? Marica? Marica? 5 minuti. Marica, ma che stai facendo a casa mia? Marica, ma quando sei entrata? Quando sei venuta dentro casa mia? Non ci posso credere. Marica, svegliati! È giunta l'ora di morire! Svegliati! Ah no, meglio di no. Muori! L'hai voluto tu! Fantastici e grandiosi film dell'horror, ovvero Nightmare. Il regista e scrittore del primo film è Wes Craven, che diresse non soltanto il primo film, in quanto gli altri sono tutti stati diretti da altri registi, ma anche uno dei due spin-off. Ora passiamo alla trama. La trama che accomuna i 6 capitoli è la seguente. Il protagonista di questi film è Freddy Krueger, bidello di una scuola all'interno della quale era stato accusato di perseguitare i bambini. A seguito di una causa legale non andata a buon fine, i genitori decidono di farsi giustizia da soli. Successivamente, Freddy, ormai morto, perseguiterà i figli adolescenti nei loro sogni, provocandogli incubi atroci. Ora parliamo di Freddy Krueger. Freddy è una persona fredda, squilibrata, ha ucciso animali e addirittura è arrivata ad ammazzare anche il padre. Insomma, una persona con la quale nessuno vorrebbe avere a che fare. Da morto? Fece un patto con i demoni del sogno per potersi vendicare. Nightmare è uno dei film più importanti per quanto riguarda il genere horror. Infatti ha dato vita a uno dei personaggi più enigmatici e più importanti di tutta la cinematografia horror. Nonostante la saga di Nightmare sia composta da ben 6 film, non ha mai perso il suo fascino per i fan. Il finale? Non abbiamo intenzione di spoilerarlo, perché in caso qualcuno di voi voglia andarlo a vedere... Ma chi non lo conosce? Aspettiamo personalmente un piccolo commento, magari anche un video risposta, per avere la conclusione alla quale siete giunti. Era tutto un sogno? Tutta la realtà? Chissà! O un misto delle due? Aspettiamo il vostro parere. Ci contiamo.